Eccoci qui al punto, tra i figuri, con il sindaco, graditissimo ospite, Stefano Bergagna. Benvenuto, sindaco. Buonasera a tutti. Ecco, e mi pare che hai ritagliato veramente il tempo, perché tu sei non impegnato, straimpegnato tra lavoro e comune, insomma. Io ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità, come sempre, anche affabilità. Bene, caro sindaco, allora, buia sul tetto del mondo dopo il successo olimpico, il record mondiale di Jonathan Milan, no? E quindi il velodromo sarebbe l'unico impianto del Nord-Est, un sogno, ma potrebbe anche diventare realtà, insomma, no? Perché mi pare che i sogni a buia diventano realtà più delle volte. Ma io non lo considero un sogno, io lo considero qualcosa di realistico, cioè ho già dato un incarico a un professionista per lo studio di fattibilità, quindi per capire come dimensionarlo, quanto deve costare, quanta gente deve tenere, cioè noi puntiamo ad una struttura coperta che possa ospitare gare internazionali, quindi puntiamo ad avere qui la nazionale, ma venga dall'Austria, dal Veneto, dalla Slovenia, perché sarebbe l'unico impianto anche a livello... quindi penso che anche da un punto di vista turistico, sportivo prima di tutto, perché moltissimi giovani vorrebbero poter utilizzare queste attrezzature e non ne hanno possibilità, ma anche turistico, perché porteremo gente da tutto il nord Italia. Adesso l'unico impianto valido è vicino a Brescia, quindi si parla già da Bologna in su, possono venire, quindi è una realtà che sicuramente può dare fastidio a qualcuno, perché c'è un impianto in Veneto che è partito, ma è partito male, e i veneti ci hanno già pensato, ma non riescono a concludere questo progetto, quindi, perché è una cosa pensata male, non è gestita. Cioè, noi invece vogliamo fare una struttura molto calibrata, e per questo chiederò al direttore tecnico della nazionale di visionare il progetto. Lui che ha visto tutti gli impianti del mondo, e voi, avendo qui anche dei campioni, poi voglio sentire anche Jonathan e magari anche i suoi colleghi come lancio, quando saremo pronti con il progetto. Ecco, in modo... Bellissima notizia, complimenti, sì, complimenti. Allora, però avete anche altri lavori, no? Mi pare, entro fine anno qualcosa si... Beh, entro fine anno inauguro la scuola unica, io le chiamo ancora elementari, perché adesso si chiamano primarie, cioè. Però ecco, il plesso unico della scuola elementare, che è un intervento di oltre 5 milioni e mezzo, cioè, è un intervento che ci ho lavorato molto, perché quando c'era il patto di stabilità i soldi non arrivavano, quindi è stato molto faticoso trovare i soldi. O, come ho detto, oltre a trovare i soldi, noi adesso inauguriamo la scuola. Cioè, tra il dire e il fare c'è differenza. Noi inauguriamo la scuola tra un mese. Bene. E quindi avete fatto anche gli adeguamenti antisismici, no? Mi pare. Sì, gli adeguamenti... Sì, la scuola è totalmente ampliata, rifatta, nuova. Mentre c'ho la scuola media, dove anche lì stiamo intervenendo per circa 2 milioni di euro, che aveva problemi sismici. Adesso io non capisco come certe opere, forse dopo il terremoto, le hanno fatte un po'... Poi le norme sono cambiate, no? E quello che magari era norma 20 anni fa adesso non è più a norma, però è giusto che le scuole abbiano il massimo livello di sicurezza. Esattamente, la massima sicurezza. Senti, il bilancio l'hai chiuso bene? Sì, devo dire che come comune in questi anni abbiamo razionalizzato la spesa. Abbiamo fatto diversi interventi strutturali anche sull'organizzazione della macchina comunale, per cui siamo col bilancio in perfetto equilibrio, insomma, non abbiamo particolari problematiche finanziarie. Ecco, le risorse comunali riguardo le forze lavoro, cioè i dipendenti, come siete messi?
E anche il segretario comunale, che l'avete scavalco anche voi. Segretari comunali è una croce un po' di tutti i comuni. Io per ora vado avanti con il mio vice segretario, che devo dire avrebbe i titoli, come dire, i titoli professionali per fare il segretario comunale. Però la procedura concorsuale di Roma e quant'altro, io spero che regionalizzino anche magari questo ruolo, magari risolviamo in questo modo il problema, ecco. Sì, perché molti comuni soffrono proprio sul personale, perché insomma potreste fare anche molto di più e anche dare più servizi, però personale è quello che è, no? Tra corsi di formazione, ferie, recuperi, surplus, no? Mi pare che sì. Aggiungi anche la burocrazia, che invece di diminuire aumenta sempre di più. Non è vero che la burocrazia diminuisce. La burocrazia aumenta e i miei funzionari credo che passino parecchio del loro tempo a compilare moduli, statistiche, domande di ministeri, resoconti, relazioni, cioè tutte cose che portano via un sacco di tempo. Senti, voi avete, dopo luglio avete fatto la comunità, no? Mi pare. Sì, la comunità collinare esiste già da oltre 50 anni, è una continuazione questa. Sì. E come siete? Sei tu presidente? Chi è presidente? No, presidente è il sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni. Però, insomma, questa è un ente su cui da molti anni c'è una tradizione che viene portata avanti, per cui non è stato un cambiamento, come dire, sconvolgente. Diciamo che proprio sul modello della collinare si è impostata la nuova legge che ha voluto copiare questo modello per le altre comunità. Eravate già rodati e per cui insomma... Sì, questo è il modello che poi stanno portando avanti su tutto il territorio della regione. Ecco, parliamo un po' di iniziative di cultura, che mi pare che ne avete parecchie, e anche per quanto riguarda l'associazionismo. Beh, devo dirti, io come assessore alla cultura ho un caro assessore molto bravo, Alberto Guerra, e abbiamo tutte le attività espositive, museali, con la faccenda del Covid hanno subito grosse problematiche perché devi contingentare l'accesso. Noi più che altro continuiamo a valorizzare il Museo della Medaglia che abbiamo, che continua comunque ad avere un afflusso di gente, di amatori, perché è un museo di nicchia, per cui ci viene chi vuol venire, però c'è gente che viene anche magari da altre zone d'Italia. Devo dire poi sull'associazionismo, ho una splendida proloco che fa magnifica figura, per esempio a Friuli Dogma. Sì, devo dire che sono una forza di entusiasmo e di collaborazione. E quindi veramente con loro riusciamo a fare tantissime cose. Poi il turismo, devo dire, siamo molto impressionati dal fenomeno del ciclismo, non solo ciclismo, come ho detto, sportivo, su cui Buia, sai, abbiamo il Rosso di Buia, abbiamo Milan, abbiamo tanti campioni che però, devo dire, è 20 anni che il Comune sostiene le associazioni giovanili e continua a sostenerle. Abbiamo una campionessa anche col tiro dell'arco, campionessa europea. Quindi, voglio dire, sul fronte dello sport siamo molto soddisfatti, ma devo dire, abbiamo anche molto investito con contributi, con sostegni a tutte le attività giovanili. Però devo dire, il ciclismo come evento turistico, vediamo proprio, uso la parola, una parola che magari sa, frotte, vedo proprio gruppi di 30, di 50 ciclisti che vengono giù dall'Alpe Adria, e invadono un po' tutti i territori, portano, questa è tutta gente che si ferma alcuni giorni, quindi deve trovare l'albergo, mangiare, si ferma a guardare, cioè, quindi è un'economia comunque volare con loro è importante. È un'economia che qualcosa porta, devo dire, a certi settori e che fa conoscere i nostri territori.
Su questo bisogna lavorare di più. Io penso che anche la regione dovrebbe dare aumentare i contributi sulle ciclabili, ma non solo le ciclabili a livello comunale, proprio i collegamenti tra paesi, i percorsi a media lunga percorrenza, ecco. Senti, dico, recentemente la regione, è una domanda che faccio a tutti i tuoi colleghi, recentemente la regione ha questa legge dove il sindaco dà un'indennità maggiore. Ecco, è chiaro che è ben vista un po' da tutti, ma voglio dire, è solo un primo passo per te questo o no? Qualcuno dice che i sindaci dovrebbero avere più professionalità, più tempo anche per avere le conoscenze, eccetera. Insomma, deve diventare un lavoro un po' ben retribuito, altrimenti molti scappano. Ma io credo che prima di tutto debba venire la passione, no? Cioè non vedo l'idea del sindaco come un lavoro, anche se ti dirò che ormai la situazione normativa, cioè ci sono molti aspetti che sono complicati, per cui, come dire, un giovane sindaco che non ha nessuna esperienza è veramente fordato. Ci mette 1 o 2 anni prima di entrare, perde metà del suo mandato prima di entrare nel quindi una componente di professionalità c'è, poi sia, io però trovo che prima di tutto ci deve essere la passione. Beh, mi pare che sia stato abbastanza chiaro, insomma, se tu dici prima volontariato, poi c'è il rimborso, anche rispetto, però ci sia un po' il fuoco della passione che porti le iniziative delle persone per il proprio paese per un periodo che prestano la loro attività alla comunità, insomma, questo è il concetto tuo, giusto? Sì. Bene, va bene. Allora, guarda, io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato e so che ti ho portato via da impegni molto più importanti. Naturalmente alla prossima e auguri a tutti i cittadini di Buc. Grazie, che fa un'informazione utile e simpatica. Va bene. Allora, alla prossima, mandi Sindic.